messaggi indignati dei telespettatori dopo il video mostrato ieri sulle condizioni in cui sono curati i bambini nel reparto di pediatria. Il PD attacca il governatore del Veneto, colpevole di aver abbandonato a se stessa la sanità padovana, e chiede di rivalutare Padova Ovest per il nuovo ospedale. Barista 61enne ucciso a Rovigo con due colpi di pistola, lavorava nel bar della stazione, sconvolti i colleghi, anche a Padova si cerca la punta bianca degli assassini. Giallo a Est, i primi risultati dell'autopsia sul corpo dell'Armellini, la donna non è stata picchiata, la vittima conosceva i ladri, li ha fatti entrare in casa. Il gruppo consigliare padovano di Forza Italia chiede l'Election Day per il referendum sull'autonomia. Elezioni amministrative, oggi si presenta il candidato per Cittadella Adamo Zambon che scende in campo per il centro-sinistra. Pepi Pillone, allenatore del Padova, da dicembre scorso lascia la società biancoscudata, non è stato trovato l'accordo e ora si cerca un altro mister. Buonasera telespettatori di Rete Veneta, bentrovati all'appuntamento con le notizie. Torniamo a mostrarvi il video di ieri che mostra la difficile situazione del nido di pediatria di Padova. Sono arrivati numerosi messaggi di telespettatori indignati. Bisogna tagliare gli stipendi e i vitalizi dei consiglieri regionali e trovare subito le risorse per una nuova pediatria a Padova. Questo è solo il primo dei tanti messaggi che sono arrivati alla redazione di Rete Veneta attraverso il numero per rispondere al quesito del TG Linea Aperta. Messaggi indignati spediti dopo aver visto le immagini sconvolgenti del video che riprende i neonati del nido di Padova in fila nelle culle fuori dal corridoio, messi in batteria come i polli. Li vedete nelle immagini, i piccoli stipati lungo il corridoio e dentro il nido. Il video è stato mandato a Rete Veneta da una mamma che ha voluto lanciare un accorato appello affinché si trovi al più presto una soluzione per la pediatria padovana, struttura ritenuta da molti inadeguata per ospitare i bimbi e i loro genitori e che con le sue carenze rischia di mettere in fuga l'eccellenza padovana. La pediatria potrebbe essere spostata all'ospedale dei Colli sistemando alcune strutture, suggerisce un altro messaggio di un telespettatore arrabbiato. In molti chiedono attraverso gli sms un intervento immediato della politica, invitando a non perdere altro tempo e a pensare in primo luogo alla salute dei neonati che non possono essere lasciati fuori nei corridoi o nel nido troppo affollato senza uno spazio adeguato per respirare. Lo avete visto già nel nostro servizio, vi riproponiamo ora il cartello della TG Linea Aperta di questa settimana, spostare subito pediatria, diteci la vostra con un sms o una mail agli indirizzi e i numeri che vedete in sovraimpressione. Parliamo ancora di sanità perché la politica litiga appunto sull'ospedale di Padova, la denuncia oggi del PD davanti alla sede dell'ULS 16. Bisogna tornare a costruire un nuovo polo ospedaliero a Padova Ovest perché lì non ci sono problemi di tipo idraulico, eventualmente sono già stati risolti, ce ne sono invece a Padova Est, quindi non ci sono più banalità, scuse per non tornare a Padova Ovest. Si inizia a Padova Ovest con l'ospedale della mamma e del bambino e si faccia subito, immediatamente. Sit-in simbolico del PD questa mattina davanti alla sede dell'USL 16 di Padova. Non si può litigare sulla salute dei veneti, l'appello lanciato dal consigliere regionale Sinigaglia che attacca la regione e il sindaco di Padova sulla scelta di spostare il progetto del nuovo ospedale a Padova Est. Zaia e Bitonci hanno fatto precipitare la sanità padovana nel caos, litigando invece di fare una buona programmazione. Così facendo, continua l'esponente del PD, si mette in discussione la qualità di molti reparti padovani privilegiando quelli di altre province. La situazione è critica e il rischio è che i professionisti abbandonino Padova, come è accaduto pochi giorni fa con le dimissioni del direttore generale dell'USL 16 e commissario dell'USL 15 e 17 Claudio Dario. La fuga di Dario è chiaro, insomma, se non hai certezze, se una programmazione è confusa, chi vuole lavorare sfruttando al meglio la propria professionalità se ne va altrove. L'ultima è stata appunto la scelta di Dario, che ha preferito fare il direttore sanitario piuttosto che il direttore generale. Si è svolta ieri l'autopsia sul corpo di Liliana Armellini, la donna trovata morta in casa sua lunedì mattina. Sentite. Liliana Armellini non sarebbe stata picchiata. Le ferite al volto, quel rigolo di sangue che le scendeva dalla bocca, sono state provocate da una violenta caduta a terra avvenuta probabilmente a seguito di una perdita di conoscenza dovuta allo spavento. Se sia morta di infarto si saprà solo con ulteriori accertamenti. Di certo ora si può dire che i ladri che l'hanno immobilizzato non l'hanno colpita e l'unica botta che ha è quella alla testa.
Inizialmente si credeva che la donna fosse stata legata ad una sedia e che si fosse alzata da sola per cercare aiuto e che nel frattempo sia caduta. Invece la ricostruzione potrebbe essere diversa. Domenica sera qualcuno suona il campanello delle sorelle Armellini. Liliana è sotto, la sorella più anziana e malata sta invece al piano di sopra. Ad aprire la porta ci va Liliana, che forse aveva creduto di riconoscere le persone che le suonavano. In pochi secondi si è ritrovata i ladri in casa. Presa dallo spavento, il cuore avrebbe cessato di battere e lei sarebbe crollata a terra. I ladri le avrebbero legato le gambe e qualche secondo dopo, per impedirle di chiamare i soccorsi, non rendendosi conto che quelli erano gli ultimi istanti di vita della 73enne. Una relazione più approfondita verrà depositata entro un mese alla procura di Rovigo, che nel frattempo sta coordinando le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo. I carabinieri starebbero cercando due persone che non sono però residenti in zona, altrimenti avrebbero saputo che in quella casa abitata da due anziane non avrebbero trovato grandi valori da portare via. Lavorava nella bar della stazione di Padova Antonio Piombo, 61 anni, barista di Rovigo, ucciso ieri sera con due colpi di pistola e trovato da due pescatori lungo l'argine del Po a Canaro, sempre nel Rodigino. Sconvolti questa mattina i colleghi che hanno appreso la notizia nella tarda serata di ieri. Il fratello di Antonio, che è responsabile del negozio, è stato a disposizione dei carabinieri tutta la giornata di ieri e di oggi per dare supporto alle indagini. Non si conosce il movente dell'omicidio, potrebbe trattarsi di questioni sentimentali. L'inchiesta, coordinata dalla procura di Rovigo, ha portato a diramare le ricerche di una punto bianca nella quale potrebbe trovarsi l'assassino. Colleghi e amici oggi hanno preferito rimanere in silenzio. Antonio Piombo stava smaltendo le ferie in questi giorni e a giugno sarebbe dovuto andare in pensione. Università e politica oggi si sono confrontate a Padova sui temi dell'energia e della povertà. Esiste una povertà energetica. Purtroppo con la crisi molte famiglie hanno dovuto tagliare le spese dell'energia. Oggi all'Università di Padova si è discusso di questo in un convegno Energia e Ragione, che ha voluto mettere a confronto il mondo accademico e quello della politica per dare una risposta a questo interrogativo. Sono state date importanti risposte, nel senso che questo obbliga tutte le istituzioni, a partire ovviamente dal governo, ma anche i comuni, ma anche le società, per esempio dei servizi pubblici locali, a porsi il problema di come fare delle misure che aiutino le persone che purtroppo scivolano nella fase della drammatica della povertà assoluta, quindi sotto i minimi di reddito di sopravvivenza, ad avere almeno sui beni essenziali, come chiaramente l'energia, pensiamo al riscaldamento ma anche all'alimentazione, avere la possibilità sostanzialmente, nonostante situazioni di povertà, di poter avere le risposte, avere l'energia necessaria per andare comunque avanti. È stato molto importante, sono venute fuori molte proposte. Siamo intervenuti anche come diversi parlamentari e abbiamo cercato di cogliere anche la possibilità che tante delle proposte uscite vengano adesso tradotte anche in provvedimenti di legge, come già il governo sta facendo con il fondo contro la povertà, ma anche mirando più in modo più specifico le misure a queste diverse forme di povertà. I senatori Santini, Della Zuanna e Puppato hanno ascoltato le istanze dell'università, che chiedono intervento non solo a livello locale. Purtroppo il costo dell'energia in Italia attualmente è troppo elevato, bisogna trovare dei meccanismi per ridurlo, soprattutto a favore delle fasce di popolazione meno fortunate. Noi abbiamo fatto l'appello alla politica di coordinarsi, di mettere insieme le competenze, di fare per esempio un unico ministero su queste cose dell'energia, piuttosto che averne sei dispersi che decidono cose diverse. E abbiamo anche chiesto alla politica in qualche modo di consultarci come università. Il sindaco di Padova oggi ha polemizzato con il comico Maurizio Crozza, che ieri sera ha tenuto il suo spettacolo al teatro Geux. Crozza aveva detto ieri: Padova è figlia di Antenore, quindi siete abituati ad essere governati da figli di troiani. Il sindaco di Padova, alludendo al doppio senso della frase, ha detto: Crozza ha offeso me e i miei familiari proprio nel giorno dell'anniversario della morte di mia mamma, che è scomparsa nel 2008. Il gruppo consigliare padovano di Forza Italia chiede l'election day per il referendum sull'autonomia.
Da Padova Forza Italia firma una mozione per l'autonomia del Veneto. Durante la prossima seduta del Consiglio Comunale, il capogruppo dei forzisti, Manuel Bianzali, insieme al consigliere Carlo Pasqualetto, porterà nell'aula del parlamentino di Palazzo Moroni la richiesta di sostenere la Regione Veneto affinché la proposta referendaria venga svolta nella stessa giornata individuata dal governo per il referendum costituzionale di ottobre. Riteniamo che anche i comuni importanti come Padova debbano sostenere la Regione nelle iniziative, cioè quella di accorpare il referendum dell'autonomia per il Veneto. Bianzale attacca Renzi, che a suo dire sta cercando di ritornare sempre più ad uno Stato centralista, producendo effetti negativi anche sui comuni a cui verranno destinate meno risorse. La mozione chiede che il referendum sia svolto ad ottobre nella stessa giornata del referendum costituzionale perché farà risparmiare i veneti. Si prevede che lo svolgimento del referendum per l'autonomia del Veneto venga fatto alla stessa giornata del referendum costituzionale, riporta ad avere un risparmio di oltre 14 milioni di euro. La mozione firmata da Bianzale e Pasqualetto sembra però aver spaccato il gruppo di Forza Italia in consiglio comunale, visto che non è stata firmata dagli altri consiglieri Lodi e Turrin, ma il capogruppo scaccia le nubi di tempesta. Non c'è nessuna spaccatura, noi con il consigliere Pasqualetto abbiamo ritenuto di attivarci perché questa mozione venga presentata al comune di Padova, che è un comune molto importante, una città molto importante del Veneto, proprio per sostenere le attività che ha fatto il Consiglio regionale. Adesso vediamo al prossimo Consiglio comunale, io credo che non ci siano colori politici destra o sinistra. Ci sono due positivi al test antidroga effettuati da Federcontribuenti sui candidati a sindaco di Abano e di Montegrotto. Gli esiti dovrebbero essere consegnati in prefettura nelle prossime ore. Dispiace che a causa di un paio di candidati che non hanno firmato la liberatoria siamo impossibilitati a consegnare ai singoli candidati l'esito del test. Se lo facessimo rischieremo di fare vincere quali siano i due casi di positività a cannabinoidi e cocaina, spiega Marco Pacagnelli di Federcontribuenti, che aveva promosso lo screening il 19 aprile scorso. Luca Claudio tuona contro la procedura a suo dire approssimativa e diffida dal consegnare gli esiti in prefettura. Andrea Cosentino vuole conoscere l'esito del suo test, così come la sfidante Monica Lazzaretto, che chiede chiarezza e ritiene grave che ci siano due positivi. E Tiziano Rossetto dice di non aver nulla da temere, mentre il candidato del 5 Stelle Zambolin chiede che vengano consegnati in modo che chi vuole possa renderli pubblici. E ora ci trasferiamo a Cittadella, vi presentiamo il secondo candidato per le elezioni amministrative, Adamo Zambon, che scende in campo con il centro-sinistra. Un gruppo di amici me l'ha chiesto, dopo 4 anni in consiglio comunale, nel 2012 ero stato eletto con 225 preferenze, hanno deciso di credere in me per tentare di portare il cambiamento che serve a Cittadella dopo 22 anni, 23 anni di amministrazione leghista. Il centro-sinistra scende in campo unito e sceglie il giovane Adamo Zambon, segretario cittadino del Partito Democratico, sostenuto anche da due civiche, Cittadella Futura e Liberamente. 31 anni, manager, non è nuovo alla politica, attualmente è consigliere d'opposizione e spera con il suo programma di portare una svolta per il suo comune. Punto fortissimo sull'unione dei comuni, era un punto che avevamo già nel programma del 2012 e anche i nostri alleati, che 4 anni fa corsero separatamente da noi, hanno trovato su questo punto una colonna fondamentale del nostro programma, unione dei comuni che serve per liberare risorse dall'unificazione degli uffici comunali, serve per portare a casa fondi europei, fondi statali, fondi regionali. Ecco qual è la prima cosa che farà qualora venisse eletto sindaco. Dimezzare l'indennità di sindaco e giunta per liberare più di 50.000 euro da destinare alle famiglie di cittadellesi in difficoltà. Come ogni sabato vi mostriamo fin dove arriva la vostra solidarietà con le sorprese al Banco Solidale di Mirella Tuzzato. Arrivano ordinati in fila, la meraviglia dell'aiuto vero al prossimo stupisce 30 bambini delle Canossiane oggi in visita al Banco Solidale di Rete Veneta, dove ad accoglierli c'erano orsacchiotti di peluche per tutti, quindi un giro tra i campi. Questi sono gli orsi sociali del Banco Solidale di Veneti schiacciati dalla crisi.
è stato tutto seminato, qua ci sono cetrioli, pomodori, zucchine, peperoni, un po' di tutto, per dar da mangiare alle persone in difficoltà. Il messaggio di Mirella alla sua nuova classe di piccoli benefattori è chiaro. Essere vicini ai bambini poveri, alle famiglie povere che non hanno niente e se vedono per strada un bambino che ha le scarpe rotte, non deriderlo ma aiutarlo, che sia un bambino o una bambina, perché quando un bambino ha questa età e si vede inferiore agli altri ne soffre ed è la peggior cosa essere deriso. Qualcuno ha già il pollice verde. Io e mia nonna abbiamo preso due piantine, una piantina di meloni e una di anguria e insieme le stiamo coltivando. Eppure questi ragazzi, come ci svela Carolina, sono già dei campioni nel pensare a chi sta loro vicino. Oggi noi siamo qui perché per portare il cibo che noi alunni delle Canossiane abbiamo dato ai poveri. E sono stati molto bravi, una classe per settimana hanno portato della roba. Oggi sono venuti qui con lo zaino a riportarla, a depositarla. Ho chiesto a questi ragazzi se qualche volta invece di stare a casa col computer, col telefonino, col tablet, chi ne ha più ne metta, se vogliono venire ad aiutarci anche mezz'ora, un'ora su questo bellissimo parco dello Storga, che è il più grande parco d'Europa, farebbe bene a loro, alla loro famiglia e a noi tutti, perché avere i bambini attorno è la cosa più bella che ci sia. Non ho capito, venite quest'estate o no? Sì! Beppi Pillon, allenatore del Padova dal dicembre scorso, dopo essere subentrato a Carmine Parlato ed aver portato i biancoscudati ad un passo dai play-off di Lega Pro con il quinto posto finale in campionato, lascia la società biancoscudata. 20 giorni di tira e molla e di incontri con la società non hanno portato ad alcun accordo e questa mattina il tecnico di Preganziol ha comunicato l'intenzione di non accettare la proposta formulatagli per restare alla guida della squadra. Insufficienti, dice, le garanzie tecniche per proseguire il rapporto e ora il Padova deve andare alla ricerca di un nuovo mister. Ora io vi ricordo la programmazione, questa sera alle 21.05 c'è la Grande Guerra, domani mattina alle 9.30 in diretta la sfilata del Tricolore da Bassano, alle 14.10 Idea Formazione, alle 14.30 la TV dei ragazzi, alle 15 c'è la Grande Guerra, alle 17.45 Agricoltura, alle 20.05 Video Motori. È tutto, vi ringrazio per essere stati con noi, arrivederci.